Amedeo è un pittore. Questo ragazzone elegante dai capelli arruffati è nato in Italia, ma siccome gli artisti più importanti vivono a Parigi, in Francia, lui da qualche anno è andato ad abitare là. Anche lui vuole diventare famoso e si mette bene in posa affinché tutti lo possano riconoscere. Oggi Amedeo decide di andare allo zoo. Si avvicina all'orso bianco. No, troppo bianco. Vede l'ippopotamo? No, troppo scuro. Arriva alla gabbia della zebra che non va bene, ha troppe righe. Allora si sposta a quella del leopardo, ma tutte quelle macchie sulla pelliccia non lo soddisfano. Il cammello ha due gobbe, i dromedari una sola e non vanno bene neppure loro. Amedeo arriva alla gabbia del leone, ma la sua criniera è davvero troppo folta. In compenso, la testa dell'avvoltoio è troppo calva. Allora si sposta dove abita il pellicano, ma con quel becco enorme gli sembra un animale davvero troppo rumoroso. D'altra parte, il piccolo di pinguino un po' assonnato non sembra emettere un solo suono. Amedeo arriva al laghetto dei finicotteri, ma gli pare che le loro gambe siano troppo lunghe, a differenza dell'otaria, che per muoversi può usare solo le pinne e che quindi non va bene. Arriva poi alla grande gabbia delle giraffe. Ecco. Oh, però. che splendido collo lungo. Medeo esce dallo zoo e si incammina verso la strada di casa a Montparnasse. Arrivato nel suo studio di pittore, chiede a una modella di indossare un cappello alla moda, quindi la dipinge. La posizione è proprio la stessa, vero? Finito il primo quadro, sente l'ispirazione per crearne un altro. Chiama una seconda modella, la fa sedere con la testa un po' inclinata. E con pennelli e colori crea un nuovo capolavoro. Cosa hanno in comune questi due lavori? Il collo lungo di giraffa. Ad Amedeo questi animali sono piaciuti davvero tanto nella sua visita allo zoo. Ma dovete sapere che Amedeo è innamorato. Il suo grande amore in quei giorni non c'è. Ma a lui sembra di vederne il viso in ogni ragazza che incontra, anche nelle due modelle che ha dipinto. Infatti, se guardate bene, le facce dipinte nei due ritratti sono della sua fidanzata Jean, che vi presento qui in una sua vera fotografia. Ma ad Amedeo non serve averla davanti o in una fotografia, perché lui la dipinta nel suo cuore. Così come Amedeo è rimasto colpito dalla lunghezza del collo della giraffa e ha utilizzato quella misura per fare bellissimi i suoi ritratti, allo stesso modo noi cerchiamo di inventare un'immagine utilizzando la stessa idea. Per fare questo dobbiamo procurarci colla, forbici, carta e dei giornali settimanali che abbiano delle fotografie colorate. Bisogna cercare tra queste la fotografia di una donna di cui ritagliare il viso, mentre, proprio perché non esistono dei colli così lunghi, utilizziamo il rosa o il marrone delle braccia di altre figure per tagliare il collo della nostra protagonista. Bisogna infine cercare altri particolari per arricchire questa nuova immagine, utilizzando gioielli, fiori, frutta, pezzi di stoffa, fino a ottenere una nuova opera che ricordi quella di Amedeo.